Cari amici trader, buongiorno. Oggi è martedì 13 di agosto, sono le 5:40, 23:40, cambio delle candele. Andiamo a fare l'analisi sulla giornata di oggi, sulle candele daily. Ieri c'è stato un altro punto di rialzo dell'oro che ha toccato un nuovo massimo a 1520. Ma adesso andiamo a vedere i nostri grafici. Soprattutto attenzione perché questa settimana di Ferragosto si vedono molti movimenti strani anche senza volumi. Partiamo dal calendario, un calendario che presenta il discorso dell'assenza del governatore, poi vediamo che mattinata tranquilla, a parte alle 10 l'indice dei salari medi che è positivo, la reazione sulle richieste di disoccupazione anche questo positivo, poi vedete che abbiamo la reazione da zero del sentimento sull'economia tedesca che è a meno 27. Poi vediamo nel pomeriggio l'indice dei prezzi al consumo mensile 0,2 che è leggermente negativo e vedete che giornata abbastanza tranquilla, non è che c'è quel tanto. Andiamo adesso a vedere i nostri grafici, partiamo da Eurodollaro. Eurodollaro che ieri ha fatto, vedete che attenzione, vedete che Eurodollaro, se fate attenzione, vedete che ieri ha chiuso con un'altra pin bar, fateci caso. Ci sono state una doji, pin bar, pin bar, pin bar, pin bar. Vedete che siamo su quest'area dove la media 50, vedete che ha sempre respinto il prezzo e vedete che siamo anche qui. Vedete che siamo in una fase di incertezza. Questa la vedete. Soprattutto bisogna fare attenzione che siamo ancora, vedete che le due medie, sì, c'è questo incrocio, però non c'è ancora, non è un bel incrocio dove c'è proprio là, si può pensare a un rialzo. Vedete che ieri anche è toccato 11.600. Per poi ritornare a 1.241. Per il momento c'è tanta incertezza e qui suggerisco come si chiama, di aspettare e di non fare niente. Per il momento vedremo se continuerà a salire. La sterlina, lei vedete che anche la sterlina, solo un istante, a volte abbiamo sempre i nostri problemi con la linea, vedete se arriva un po' più veloce. Mi perdonate per l'interruzione. Eccolo qua. Allora, la sterlina, vedete che la sterlina ieri cosa ha fatto? Ha chiuso con una candela inside al rialzo, vedete che ha rotto sì il minimo precedente, è andato a prendere la media 6, per il momento il trend di fondo, vedete qua, rimane ancora 6, ci sarebbe questo doppio minimo, però attenzione perché suggerisco di aspettare, non fare niente, anche una doge, una candela di incertezza e questo suggerisco, per il mio punto di vista, di aspettare. Controlliamo anche quante sono dal minimo al minimo, vedete che qua siamo ormai tirati a 160, 57, c'è ancora margine di discesa. Il dollaro canadese, eccolo qua, dollaro canadese, vedete che il dollaro canadese anche lui ieri candela positiva, vedete che rialzo, vedete che qui c'è stato questo doppio minimo. Qui attenzione, qui c'è tanta incertezza, vedete che qua gli aveva toccato qua quasi il 61 Fibonacci, qua suggerisco anche qua per il momento il grafico non pulito, per il momento aspetterei prima di entrare a mercato sul canadese, non farei sotto che siamo in chiusura di G4, aspetterei proprio di vedere la fine. Poi il dollaro yen che ieri vedete, eccolo qui, continua sulla sua discesa, 105-208, vedete che sta continuando, ieri ha toccato il minimo a 105-204, vedete che lo yen sta continuando a scendere, per me il prossimo target, come vi dicevo, era questo, che ormai sono mesi che vi dico che andava a 104-531. Poi il AUD USD, vedete che anche qui continua la sua discesa, c'è tanta incertezza anche sul dollaro australiano, vedete che il prossimo target dovrebbe essere 66.569, anche qui per il momento rimaniamo ancora vi dico ancora che è ancora short. Poi il dollaro messicano, vedete che ieri ha fatto un nuovo massimo, vedete che cioè, a prendere questa resistenza, vedete, eccolo qua, c'è un triplo massimo, vedete che per il momento qua anche qui suggerisco di aspettare, non fare niente, una candela ancora questa positiva, sembra una pin bar, però attenzione,
suggerirei di aspettare. Poi il ETH, Ethereum che vedete ha fatto la pin bar, con dell'insight, anche qui suggerisco di aspettare, vediamo, per il momento sta tenendo questo minimo, sta tenendo, per il momento qui aspettiamo, ancora per il momento ancora short. Il Bitcoin lui continua, vedete anche lui, per il momento dopo aver fatto questo massimo a 13.000, adesso siamo a 11.300, potrebbe ritornare a riprendere questo 9.000. Staremo a vedere che cosa succede, per il momento qui aspettiamo, non facciamo niente, non ci sono le posizioni per poter entrare. Poi US dollaro lui, anche qui come sull'euro dollaro stessa cosa, vedete che anche qui incertezza e suggerisco di aspettare. Sul gold, vedete che ieri il gold, guardate, è andato a prendere i suoi 1000, vedete là, guardate qua, è andato a prendere la gun, vedete che è stato respinto da gun, la 1x2. Adesso però comunque il trend rimane ancora long, vedete, adesso dovrà, fra un po' dovrà sicuramente ritracciare il nostro dollaro. Poi il DAX che anche lui, vedete, continua la sua discesa, il prossimo target dovrebbe essere 11.265, oppure va a ritornare a prendere questo minimo che era stato fatto qui. Poi il Dow Jones, stessa cosa, vedete che fatto anche lui una candela negativa e potrebbe continuare ad andare a prendere il minimo qui sulla media 200. Staremo a vedere, probabilmente il trend rimane ancora short. Poi il Nikkei, anche qui tutto è negativo, probabilmente le borse stanno scendendo tutto a negativo, vediamo se ritornerà a prendere 19.967. E infine andiamo a vedere il petrolio che per il momento vedete che è positivo, ha fatto una terza candela positiva, vediamo se continuerà a salire. Ieri ha fatto questo massimo, per il momento io penso che potrebbe andare a prendere 58, per il momento staremo a vedere che cosa succede. Poi il Copper che lui è ritornato al ribasso, vedete che per me il trend rimane ancora certo, anche qui triplo massimo, una doji, anche qui aspettiamo di fare qualsiasi cosa e terminiamo con il gas, dove io sono entrato sul gas per il trend, rimane ancora short, però c'era stata la pin bar sulla candela weekly, staremo a vedere che cosa succede, è un piccolo stop, per il momento rimane comunque ancora short. Io vi ringrazio ancora, vi auguro a tutti una buona notte e ci sentiamo domani e buon trading. Ciao a tutti.